Rosciano 7 fa 90. Ma non abbiate paura e venite con noi, seguiteci in questo viaggio nel territorio del comune di Marciano. Il nostro giovane museo dinamico della Terrizia e delle Terrecotte di Marciano compie 10 anni. Tanti auguri! Grande festa oggi al museo di Marciano. Si è festeggiato il decennale del nostro museo, il museo dinamico della Terrizia e delle Terrecotte. E ciò è avvenuto grazie ad una conferenza in cui sono intervenuti diversi attori che in questi anni hanno creato il nostro museo. I curatori, i politici, ma anche gli ideatori di questo che è stato un museo inventato. È così che è stata data la definizione dagli esperti. Museo inventato perché i pezzi sono stati ritrovati di qua di là sul nostro territorio in zone non conosciute prima. 10 anni fa eravamo proprio qui ad inaugurare il museo della Terrizia e delle Terrecotte di Marciano, nella sua sede centrale di Palazzo Pietromarchi. Il museo è un'idea che si è costruita a mosaico, è partita dalle antiche fornaci di Compignano e San Fortunato, è passata per le antenne museali di Compignano e Spina ed è approdata qui, a Marciano, nella sede centrale di Palazzo Pietromarchi, dove viene ricostruita la vicenda storica del nostro territorio. Seguendo quel filo rosso della produzione di mattoni, di laterizi quindi e di terrecotte, di cui il nostro territorio è pieno di testimonianze. E ne abbiamo anche all'interno del museo, dove abbiamo un corredo tombale etrusco, ad esempio, che testimonia la produzione di terrecotte già dall'età etrusca, e abbiamo anche produzione fittile d'età romana. 10 anni fa, dicevo, eravamo qui, fu una grande festa popolare e ora, dopo 10 anni, ci ritroviamo con un museo arricchito e con grandi prospettive per il futuro. Il museo di Marciano è un museo che negli anni è stato molto visitato, sia da turisti che da persone del luogo o dell'Umbria che sono intervenuti ai tanti eventi organizzati dal comune insieme al sistema museo e alle associazioni locali. In particolare gli eventi che hanno accolto maggior numero di pubblico sono stati le mostre, le grandi mostre come quelle di Dalì e Chagall, ma anche le mostre della manifestazione Marciano Arte Giovani, così come mostre di altri artisti importanti che nel tempo sono state allestite presso le nostre sale delle mostre temporanee. E in particolare i turisti trovano che questo museo sia un gioiello della nostra Umbria. Apprezzano soprattutto il lungo corridoio di Orci che fa parte della collezione permanente del nostro museo, ma restano colpiti poi anche dalle piccole chicche che si trovano all'interno della collezione. Da non dimenticare quindi anche la collezione di laterizi, che comunque è importante perché è testimonianza della nostra storia legata alla lavorazione dell'argilla dall'epoca romana fino ai nostri giorni con la fornace Brizzarelli Marciano, ma anche poi a quello che è invece l'aspetto più simpatico dell'argilla legata alla collezione dei fischietti in terracotta. Il nostro museo è visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 ed il lunedì mattina dalle 10.30 alle 13.